Stop alla realizzazione della terza corsia della 11. A decretarlo è stata la stessa società autostradale che ha revocato il bando di gara per i lavori nel tratto che va da Pistoia a Firenze, del valore di quasi 250 milioni di euro. Il motivo è da ricercare nella battaglia tra governo e società sulla concessione della rete autostradale italiana. Fino a che non si chiarirà, Autostrade per l'Italia non farà investimenti. Un effetto negativo dello stop al cantiere è lo slittamento delle opere di compensazione sui territori interessati. Ad esempio, su Prato era previsto il raddoppio del Ponte Lama ed è proprio questo a preoccupare il sindaco Biffoni. Cerchiamo di capire quali sono i motivi, se è semplicemente uno stop tecnico o temporaneo, se invece è uno stop definitivo. Questo riproporre ovviamente il tema dei rapporti con la mobilità fiorentina, con l'arrivo a Firenze, perché quello che succede nella 11 in questo momento è oggettivamente insostenibile. Quindi sicuramente andrebbe ripensato altro, a partire ovviamente da quella su ferro, ovviamente a partire diciamo dalla metro tranvia Prato-Firenze, ma insomma anche il collegamento su gomma poi andrebbe rinforzato in qualche altro modo, c'è da capire come. C'è anche un'altra faccia della medaglia della revoca dei lavori, l'installazione delle barriere antirumore e antinquinamento, nonostante sia prevista per legge dal 2002, è stata inserita nel progetto della terza corsia d'autostrade per l'Italia. Questo significa che se l'opera viene messa al palo, anche gli interventi di mitigazione ambientale faranno la stessa fine. Per questo il comitato cittadino che si batte contro la terza corsia e definisce la notizia dello stop al bando davvero straordinaria fa appello al sindaco Biffoni perché si faccia garante della salute e della sicurezza della cittadinanza, disponendo in tempi ragionevoli un nuovo progetto di messa a dimora degli impianti di mitigazione.